Saranno trasmesse alla Corte dei Conti tutte le carte dell'inchiesta della Procura di Palermo per le spese pazze dei gruppi in Assemblea regionale siciliana. Lo rivela il procuratore aggiunto Leonardo Gueci, che ha la responsabilità del pool di inchiesta sulla pubblica amministrazione. Sono 83 i deputati della scorsa legislatura coinvolti nell'indagine. Non so a chi si riferisca Crocetta, non è nelle mie aspirazioni entrare in giunta. Così il deputato regionale Antonello Cracodici, indagato nell'inchiesta della Procura di Palermo sull'utilizzo della spesa dei gruppi dell'ARS, commenta le dichiarazioni del governatore Rosario Crocetta, che ha detto no all'ingresso in giunta in un eventuale rimpasto di indagati, stoppando così il proprio partito, il PD, che puntava sui deputati regionali Lupo e Cracodici come possibili assessori. Ufficialmente agente di polizia municipale, ma in realtà prostituta e reclutatrice di ragazze da avviare alla prostituzione. È l'accusa che la polizia di Palermo muove ad Anna Teresi, vigilessa di 41 anni, ora agli arresti domiciliari. La sua attività è stata scoperta dalla squadra mobile di Palermo nell'ambito dell'inchiesta Relax Time, che ha condotto alla chiusura di 3 centri massaggi hot. 10 le persone coinvolte, 2 delle quali in prigione, 6 domiciliari e 2 con obbligo di soggiorno, 2 ancora da ricercare, fra cui una donna polacca. Prosegue nell'aula bunker del Lucciardone a Palermo l'udienza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Protagonista il pentito Gaspare Mutolo, che ha detto: a Palermo c'erano persone in mano alla mafia, come Bruno Contrada e il giudice Signorino, e a Roma il giudice Carnevale ed altri. 2 omicidi di mafia in pochi giorni a Biancavilla nel Catanese. Dopo che lunedì sera è stato ucciso Agatino Bivona, a cadere sotto i colpi dei sicari è stato un giovane Nicola Gioco di 22 anni. È il nipote di Alfredo Maglia, ucciso ad Adrano lo scorso ottobre nel garage di casa sua. Gli inquirenti temono si tratti di una faida interna al clan toscano Mazzaglia. Incidente mortale sulla Palermo-Mazara del Vallo. Un'autovettura è volata dal viadotto della Signora, nei pressi di Segesta, in direzione Palermo. È deceduta una donna di 30 anni, Paloma Diletta Maria Damiano, un'altra persona rimasta ferita. Dalla periferia di Catania i flash delle passerelle milanesi e il sogno divenuto realtà di Simone Susin, il modello siciliano scelto da Giorgio Armani per sfilare con addosso le sue creazioni di alta moda. Poche righe sul sito ufficiale del Catania Calcio per comunicare l'esonero di Mr. Luigi De Canio e il ritorno di Rolando Maran sulla panchina. La notizia era nell'aria dopo la disfatta degli Etnei per 4-1 contro il Siena negli ottavi di finale di Coppa Italia e l'ultimo posto nella classifica di campionato. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e video, seguici su www.blogsicilia.it.